Adesso invito la deputata Roberta Lombardi. Stai attentissima che ti scivo. Mi hanno detto di stare molto molto attenta perché non vorrei trovarmi domani in qualche copertina di giornale un po' spiaggiata da qualche parte. Grazie, grazie della presenza, dell'invito, appunto della vostra presenza nonostante le avverse condizioni atmosferiche, ma visto che a noi la pioggia porta bene, abbiamo detto campagna bagnata, campagna fortunata, e quindi anche questa sarà un successo. Io sono Roberta Lombardi, romana, 40 anni, mamma di due bimbi, uno di 2 anni, il maschietto, e la piccola di 4 mesi. Praticamente io ho iniziato la mia gravidanza il giorno del tweet di Letta che diceva che aveva abolito il finanziamento pubblico ai partiti, e l'ho finita prima che effettivamente in aula arrivasse la finta abolizione del finanziamento pubblico. Ho fatto prima a fare una figlia che è un partito a far finta di abolire il finanziamento pubblico. Questo per farvi capire un po'. E non ci voleva tanto, perché come diceva Paola, bastava non prenderli i soldi, come abbiamo fatto noi, 42 milioni di euro dei soldi dei cittadini che nel 93 hanno detto noi non vogliamo più finanziare i partiti. Noi non li abbiamo presi perché per noi la volontà di noi cittadini è sacra, quindi non ci voleva una finta abolizione, quindi l'ennesima presa in giro dopo che con il referendum hanno abolito il finanziamento e dopo un mese era ricicciato come rimborsi. Non ci voleva una legge, bastava semplicemente non passare alla cassa come abbiamo fatto noi. Quindi questa è la differenza tra cittadini che fanno la politica per i cittadini e i partiti che fanno politica per gli affaracci loro e dei loro amichetti che in quelle posizioni li hanno messi finanziando le loro campagne elettorali. Che cosa vuol dire alla fine essere dei cittadini all'interno delle istituzioni? Significa semplicemente, magicamente, ritornare protagonisti del tuo destino. Tu hai una casa, una proprietà, hai un amministratore a cui hai affidato le chiavi di questa proprietà per anni, questo amministratore sistematicamente, gradatamente ha spogliato questa proprietà di tutto, e adesso c'ha le chiavi di casa e te vuole neanche far rientrare. Questa è la politica dei partiti. Quindi noi adesso, con la costanza, col sacrificio, perché spesso è un sacrificio tornare a casa stanchi dopo una giornata di lavoro, chi è ancora fortunato, perché ormai è diventata una fortuna e non un diritto lavorare, chi ha ancora questa fortuna, arrivare a casa e dire mi devo occupare anche della cosa pubblica. Perché? Perché è importante? Perché la cosa pubblica non è la cosa di nessuno, è la cosa di tutti noi. Questa piazza, questa strada, questi palazzi, il municipio, i servizi che ci offre e che ci agevolano la vita tutti i giorni sono la nostra vita. Non stiamo parlando di nient'altro che la nostra vita. La politica è la vita dei cittadini, è il lavoro. E se perdi il lavoro, avere un'indennità di disoccupazione. Noi abbiamo studiato i modelli degli altri, abbiamo presentato il reddito di cittadinanza. È la possibilità di avere una pensione dopo una vita di lavoro, è la possibilità di poterti permettere di fare una famiglia, di avere dei figli, di mandarli a una scuola che li faccia diventare delle persone pensanti e non un popolo bue. Significa che hai una rete di welfare se ti capita di dover aver bisogno di assistenza, avere un'assistenza sanitaria se stai male. Questa è la politica, cioè non è... Ci hanno fatto pensare in tutti questi anni che fossero i massimi sistemi e delle specie di entità sovrannaturali sopra di noi che decidevano concetti metafisici, che però si traducevano in fregature per i cittadini, perché alla fine questo è stato. Cioè io mi ricordo, ho 40 anni, diciamo più o meno dai miei 18-20 anni, sono 20 anni che sento parlare di riforme. La riforma della pubblica amministrazione, la riforma della sanità, la riforma della scuola, la riforma della pensione, la riforma del lavoro. Ma che hanno fatto in questi anni? Voi avete percepito un cambiamento, se non in peggio, delle vostre vite? Vorrei sentire che ne pensate voi. Allora adesso vi dico che cosa hanno fatto dei cittadini liberi
in un anno di Parlamento. Vi do alcuni degli esempi delle cose che abbiamo fatto e poi vi chiedo anche come avreste votato voi. Allora io vi dico, no, perché poi spesso e volentieri uno dice, adesso il mantra del momento è che il Movimento 5 Stelle non ha fatto nulla in questo anno, salvo arrampicarsi sul tetto. Ora, a parte che io sono fiera che di essermi arrampicata su quel tetto per difendere la nostra Costituzione, e per me è un vanto, a parte questo, abbiamo fatto con dolcezza e con metodi persuasivi tipo ricattarli che non li avremmo fatti uscire dall'aula se non ci avessero votato i pacchetti di emendamenti che avevamo presentato, siamo riusciti ad esempio a far approvare due emendamenti a favore delle piccole imprese. Perché le piccole imprese? Perché le piccole imprese sono il tessuto economico del nostro paese. Tessuto economico sano significa lavoro, significa reddito, significa una vita dignitosa per tutti. Quindi andare a pensare di fare delle operazioni di questo tipo significa che tu stai progettando un paese con un sistema economico sano, con un tessuto lavorativo sano. Non fai la paghetta degli 80 euro sotto elezioni perché così ti fa comodo comprarti il voto, ma intervieni con una misura strutturale che non è momentanea. C'era un proverbio che diceva non dare a un uomo un pesce oggi, ma insegnagli a pescare. Se noi avessimo avuto veramente i 10 miliardi che servono per coprire questi fantomatici 80 euro in busta paga per determinate categorie di reddito e di lavoratori, se noi avessimo avuto questi 10 miliardi significava mettere in sicurezza un quarto del nostro territorio. Significava riprendere tutti quegli artigiani, quegli operai che adesso sono a spasso, dargli un lavoro, ma non oggi, dargli un lavoro a lungo getto. Un altro esempio, un emendamento di un mio collega contro gli affitti d'oro della pubblica amministrazione. Noi paghiamo ogni anno tutti gli immobili della pubblica amministrazione in tutta Italia più o meno 22 miliardi di euro di canoni di locazione. Spesso e volentieri, primo, hai un demanio pubblico che potrebbe essere utilizzato per fare gli uffici degli stessi enti pubblici che magari pagano fior di quattrini nostri a quelli da cui hanno preso i palazzi in locazione. E poi, comunque, non è detto che stai spuntando il miglior prezzo di mercato. Noi abbiamo a Roma un tizio che si chiama Scarpellini che si è comprato i palazzi marini, che sono i palazzi dove la Camera dei Deputati ha gli uffici di noi deputati, praticamente è andato dalle banche, perché poi il giro, cioè se ci vado io è mutuo dalla banca, mi fa praticamente il pernacchio che parte qua e arriva fino là. Se invece va un signore che ha evidentemente gli amici giusti, gli danno tanti milioni di euro tali da comprarsi due palazzi antichi nel centro storico di Roma senza bisogno di dare soldi, perché tanto quei mutui li pagheranno i cittadini con i canoni di locazione che paghiamo a questo signore per questi palazzi. Cioè è geniale, questo è il capitalismo all'italiana. A Roma si dice anche fare il frocio col culo degli altri, scusate, non è molto politically correct, ma rende bene l'idea, insomma. Grazie all'emendamento del 5 Stelle che è passato, adesso un'amministrazione pubblica che paga un prezzo non congruo, non conveniente per un affitto, può rescindere il contratto tranquillamente, cosa che prima ci hanno detto non si può fare, perché la prima volta che siamo entrati abbiamo detto quanto paghiamo per questi cosi? X milioni. Vabbè, ma scusa, il palazzo accanto a metro quadro, il canone di locazione è la metà, perché dobbiamo pagare? No, il contratto è irrescindibile. Cioè, è una condanna a morte praticamente. Allora abbiamo detto va bene, facciamo una legge che prevede la possibilità di rescindere questo contratto. Abbiamo avuto bisogno di la stampa che ci aiutasse a sensibilizzare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica per fortuna almeno sui soldi ancora non è distratta, si sono incazzati tutti e questi sono stati costretti a farci passare questo emendamento, perché con la dolcezza si ottiene tutto, insomma. Quindi quando vi dicono che i cittadini all'interno delle istituzioni non fanno nulla, mentono sapendo di mentire, ma d'altronde abbiamo il grande menzognere, insomma, come presidente del consiglio.
Noi adesso abbiamo questa straordinaria possibilità il 25 maggio, ci sono degli altri cittadini come eravamo, come siamo veramente, perché io comunque stamattina stavo facendo la spesa che non ho fatto tutta la settimana, quindi per dirvi che cittadini normali poi trovano anche questa specie di doppia vita tra l'organizzazione del menage familiare, oddio i bambini, le nonne, le ho organizzati, devono fare la spesa, oddio il frigo è vuoto, no allora le scorte, avrò finita la carta igienica, oddio. Fai tutti questi pensieri e nel frattempo però magari dici vabbè a mezzogiorno c'ho l'incontro col Presidente della Repubblica, poi all'una mi aspetta l'ambasciatore americano, perché questo è quello che succede, però nello stesso tempo ti dà la dimensione di quanto innanzitutto le persone che fanno politica devono essere persone normali, devono essere, come diceva Paola, le persone che provano sulla loro pelle quegli stessi problemi per i quali loro propongono le soluzioni. Non puoi dire di avere un problema in tasca se tu quel problema, se una soluzione in tasca se tu quel problema non lo conosci. Per questo poi è importante che in Europa ci mettiamo dei cittadini che non hanno i condizionamenti delle lobby, che non hanno i finanziatori a cui dire grazie per averli messi in quelle posizioni e quindi poi essere ricattati da loro perché dice io ti ho messo là. E se tu non, dice, come se, a Roma si dice come come te ci ho messo te ce tolgo praticamente. Quindi è importante che loro vadano in Europa, noi tutti andiamo in Europa attraverso questi portavoce, andiamo a rinegoziare delle condizioni che incideranno profondamente sul nostro futuro a partire dall'anno prossimo. Dall'anno prossimo per un trattato a un'unione di un'unione economica di cui noi non abbiamo saputo nulla se non a giochi fatti. Noi oltre alla finanziaria normale avremo un taglio di 50 miliardi di euro. Secondo voi dove li prenderanno questi 50 miliardi di euro? Ecco, il signore ha detto, cito, non sono io a dirlo, dalle chiappe nostre, ok? E diciamo che il posto è esattamente quello, significherà meno sanità, ancora di meno, cioè noi siamo tutti nella regione Lazio e già sappiamo che quali sono i disservizi o i servizi inesistenti della sanità in questa regione. Sappiamo che i nostri figli avranno sempre meno scuola, sempre meno, saranno sempre meno istruiti e quindi saranno sempre meno in grado di coltivare un pensiero critico. Meno sicurezza per i nostri figli perché le scuole ci cadono in testa. Avremo più privati che gestiranno servizi pubblici essenziali tipo l'acqua, tipo l'energia, tipo il trasporto pubblico. Questo è quello che ci aspetta. Invece noi mandiamo dei cittadini liberi in Europa ad andare a ritrattare queste condizioni e a dire signori, voi avete il nostro debito pubblico, o ci sediamo intorno a un tavolo, ne parliamo civilmente e ritorniamo ad essere una comunità solidale perché noi la fine della Grecia non la vogliamo fare, o se no il nostro debito pubblico diventa un problema vostro. Abbiamo la forza e la libertà di cittadini liberi che possono andare e rinegoziare queste condizioni e abbiamo il dovere morale di decidere il 25 maggio se continuare a essere sudditi o tornare a essere cittadini liberi. Questa è una scelta che dobbiamo fare insieme. Ognuno di voi può mettersi in movimento, può arrivare a casa la sera, non accendere quella maledetta scatola che è il televisore, andare su internet e vedere di capire che cosa sta succedendo della sua vita, quali decisioni sono state prese quel giorno. Lo so, è stancante la sera pensare, oddio, invece di mettermi là bello col telecomando a casa, mi devo andare a procurare le informazioni. Ma sono le informazioni che servono alla tua vita. Essenzialmente alla tua vita e dei nostri figli, assolutamente. 25 maggio, da qui al 25 maggio adottate un indeciso, prendete una persona che conoscete che magari non va a votare da tanti anni perché pensa che tanto nulla cambierà ed è una menzogna, ditegli che cosa hanno fatto in un anno dei cittadini, anche più in un anno perché in alcuni comuni siamo entrati da prima, in regione vabbè un anno come perché le elezioni sono state contemporaneamente. Ditegli che cosa possono fare dei cittadini liberi per gli altri cittadini. Da qui al 25 maggio e anche dopo, ma adesso abbiamo questo traguardo del 25 maggio, possiamo decidere che fare delle nostre vite. Quindi
responsabilizziamoci tutti, mettiamoci tutti in movimento, ognuno dia il suo, non votate movimento se non siete disposti a giocare almeno 5 minuti del vostro tempo per voi stessi e per la cosa pubblica. E così, signori, vinciamo noi! Non siamo in parte.